Dottor Genetti, siamo all'Aquila, un grande appuntamento, una riunione, un convegno della SIBO, della Società Italiana Banche degli Occhi, e si festeggia anche il decennale della Banca degli Occhi dell'Aquila, una realtà molto importante. Sì, siamo onorati di organizzare questo congresso all'Aquila, che è il 7º congresso nazionale delle Banche degli Occhi e che si festeggia all'Aquila. Per l'Aquila è importante perché appunto il decennale è 10 anni di attività della Banca degli Occhi, quindi tanti risultati. La banca è centro di riferimento regionale per le donazioni e trapianti di cornea. Io ricopro la carica di vicepresidente della Società Italiana Banche degli Occhi e quindi siamo nella nuova sede grazie alla direzione generale che ci ha sempre supportato, quindi al dottor Silveri. Quindi il congresso sta andando benissimo, abbiamo l'aula piena, sono tutti molto contenti e quindi siamo soddisfatti e onorati di aver organizzato questo congresso all'Aquila, che può anche essere un segno di ripartenza sempre della nostra città dopo i denti tragici che conosciamo bene. Non sono presenti soltanto i rappresentanti delle 13 Banche degli Occhi italiane, ma anche un esperto internazionale. Sì, abbiamo invitato un esperto internazionale, uno dei più grandi esperti mondiali, il professor Pollock, che è venuto addirittura dall'Australia, e poi abbiamo il dottor Ponzin, che è stato il direttore della Società Europea delle Banche degli Occhi e è anche il direttore della Banca degli Occhi del Veneto, che è la prima banca degli occhi in Europa. E un po' di numeri sulla donazione di cornea, c'è ancora tanta diffidenza da parte dei donatori, purtroppo, oppure delle famiglie, soprattutto dei donatori? Devo dire che appunto nella relazione individuavo proprio il fatto che abbiamo avuto il pregio noi con la Banca degli Occhi e poi anche il professor Famulari col coordinamento regionale, i coordinamenti locali, di aver creato in questi 10 anni la cultura della donazione in Abruzzo. Fino al 2002 non si avevano donazioni in Abruzzo, ora siamo passati a più di 100 prelievi l'anno per quanto riguarda la città di L'Aquila. C'è ancora da fare molto nelle regioni costiere abruzzesi, dove stiamo cercando di lavorare, essendo centro di riferimento regionale, e comunque l'attività in 10 anni ha permesso di processare 2.000 tessuti. Noi siamo anche centro di riferimento per le membrane amniotiche, che sono prelevate dalle donatrici volontarie viventi in ottima salute dopo taglio cesareo elettivo, dopo una gravidanza. Questa membrana amniotica ha delle peculiarità terapeutiche impiantata nell'occhio per la cura, per la terapia di patologie complicate della superficie oculare.